anno di concorso che il nostro livello artistico propone e organizza ogni anno per le scuole secondarie di primo grado, e quest'anno l'abbiamo esteso, come vi dicevo, anche alle seconde classi, ma in alcune scuole, in particolar modo a Delta, c'è stata una prima classe che ha voluto partecipare però fuori concorso. E quindi anche loro hanno fatto parte, prendono parte oggi a questa festa, a questa cerimonia. Il titolo del concorso, come potete vedere insomma anche dai manifesti, ma anche dalle immagini che vi abbiamo proposto a video, riguarda le banchine letterarie. Prima di entrare nel merito del concorso, vorrei passare la parola alla Presidente per un saluto. Bene, siamo qui per l'ennesima edizione del concorso che ogni anno vede uniti l'Istituto Superiore Cardonelli, il liceo artistico nello specifico, e le scuole secondarie di primo grado. Quello che ci è dato vedere ogni anno, e quest'anno ancora di più, è una partecipazione molto qualificata da parte dei ragazzi delle scuole medie. Questo significa che quel filo sottile, invisibile, che ci tiene uniti, che va dalla scuola primaria fino alle scuole superiori, si sta intensificando. E lo dicevo proprio poco fa, insomma, una docente della scuola media, che io piacevo meglio, ma ancora chiamarla, perché secondario di primo grado ci dice molto poco, perché la scuola media è piena di contenuto, è piena di significato e va a accomodare proprio quella fascia d'età che va dagli 11 ai 14 anni. E è importante, tra gli istituti superiori, considerato che ci troviamo a vivere in realtà non molto grandi, stabilire una sorta di afflato tra le scuole medie e le scuole superiori. È importante perché dobbiamo vicendevolmente sostenerci negli obiettivi educativi, in tutto quello che andiamo facendo, altrimenti rischiamo di essere tante monadi e ognuno viaggia per conto proprio. Ma il sostegno, il supporto educativo didattico reciproco è necessario ora più che mai. Ed è questa la buona scuola che andiamo facendo già da tempo, non di quella di cui tanto si sente parlare a ventilare ultimamente, ma di buona scuola ce n'è tanta. E con molto piacere che qui accolgo questa sera numerosi, molti alunni, i loro genitori, i docenti delle varie scuole medie del territorio. Lo sforzo che è stato chiesto anche quest'anno è tanto, perché sappiamo che sul tavolo di ogni scuola, sul tavolo di ogni dirigente, ogni giorno arrivano tanti concorsi, non si vuole dispiacere nessuno, vogliamo partecipare a tutti. E la condivisione, quindi la vostra presenza qui, non fa altro che riporre in noi tanta fiducia e soprattutto la voglia di proseguire e fare sempre di più. Il liceo artistico, che ha una sua connotazione particolare, una sua specificità e peculiarità particolare, è lieta di accogliervi questa sera, perché la richiesta che ogni anno andiamo facendo, quest'anno riguardava le banchine letterarie, l'anno scorso l'ideazione di una copertina di un libro, due anni fa la creazione di una borsa, ma l'esigenza del liceo artistico va a contemperarsi benissimo con quella della scuola media. E abbiamo visto realizzare delle cose veramente eccezionali, dove traspaiono delle creatività forti, delle ideazioni forti, ma oltre alle ideazioni dal punto di vista artistico ci sono anche dei supporti, dei contenuti letterari che hanno richiesto ai ragazzi uno studio forte. Quindi a prescindere da chi sarà il vincitore di questa serata, dove è stato veramente difficile poter andare a individuare per la commissione composta da tecnici, andare a individuare il vincitore della serata, ma vi garantisco che i lavori prodotti, diversi gli uni dagli altri, molto diversi gli uni dagli altri, ma si connotavano tutti per un'originalità e soprattutto uno studio che i ragazzi avevano fatto supportati dai loro docenti. Io sono ben lieta di accogliere tutte le scuole qui presenti, perché ce ne sono diverse, vedo Balile, vedo Rionero, Atella, mi sembra di vedere Ripacanta, perché meno male mi sembra di vedere Lavello, mi sembra di vedere, perché insomma, perché dico in maniera scherzosa, mi sembra di vedere, perché probabilmente qualche anno di lavoro mi ha accomunato a questa scuola. Rapolla è anche presente, o no?
è anche presente. Ci sono scuole che non ho nominato? Atella, sì, mi sembra di averla elencata, e sono tutte le scuole del territorio. Siamo veramente felici e onorati di avere questa serie di ragazzi, soprattutto in coda di anno scolastico, dove dicevo prima scherzosamente che alcuni ragazzi che frequentavano il percorso di inglese sono entrati e stavano facendo un questionario. Il momento di chiudere le sale cinesche scolastiche, perché ho visto i visi smunti, come vedo i visi smunti di questi ragazzi e anche dei docenti, connotazione caratteristica della fine dell'anno scolastico, quando è il momento veramente di chiudere ormai le saracinesche scolastiche per aprirne delle altre per i ragazzi, delle altre con un primo Sosano, quello che ho dato qualche giorno fa in una manifestazione finale. Quella di questa sera è l'epilogo delle manifestazioni dell'Istituto Levi, che si è connotato quest'anno, ce ne sarà ancora un'altra riguardante il teatro classico che faremo a fine giugno, ma vi posso dire che il liceo artistico quest'anno è riuscito a concludere, a mettere su una serie di manifestazioni significative che hanno connotato e hanno soprattutto dato una certa originalità al percorso, perché spesso leggiamo, vediamo il liceo artistico come la scuola dei nulla facenti. Così non è, è un liceo che ha una sua peculiarità, una sua originalità e come tale deve essere rispettato e frequentato con assiduità. E quello che ancora una volta quest'anno è stato realizzato vuole proprio significare questo: è una scuola dove formiamo generazioni, generazioni in maniera significativa, in maniera professionale, in maniera, diciamo, in maniera tale da poter mettere fuori ragazzi pronti per affrontare la vita futura. Mettere fuori non nel senso di cacciare, quando dico mettere fuori, formare persone. E su questo termine io mi soffermo spesso, perché ritengo che gli alunni per noi non sono numeri, ma sono delle persone che vanno formate nella, nella loro globalità culturale, umana, e non mi stancherò mai di dire valoriale, perché i valori devono essere posti alla base di tutto. Quando questi tre indicatori, queste tre variabili vengono messe insieme, questa è la buona scuola, non altro da aggiungere. E il mio tempo credo sia finito, ringrazio l'amministrazione comunale che ci ha dato, nella persona del vice sindaco Vito D'Angelo, ancora una volta ossigeno per fare tutto ciò. E ringrazio la professoressa Sileo che è promotrice di questa iniziativa e tutti i docenti, la mia vicepreside per prima che mi ha supportato e mi sopporta in questo percorso scolastico, perché mi sostiene molto, sapete, la scuola che io ho in reggenza, e se non avessi un valido staff che ogni giorno mi coadiuva nel lavoro sarebbe complicato poter realizzare tutto questo. Ritengo che una scuola che non ha sofferto tanto, la testimonianza è data dal numero di manifestazioni, non dal numero, ma dal numero significativo e dal significato dato a ciascuna manifestazione messa in essere. A questi ragazzi, molti dei quali si affacciano all'istituto superiore, alcuni dei quali probabilmente saranno anche i nostri futuri alunni, non posso che dire, soprattutto a quelli che affronteranno il loro esame, il loro primo esame, non posso che dire e che dare i miei migliori auguri, perché ragazzi il salto che state per fare è un salto importante, il salto che va dalla scuola secondaria di primo grado alla scuola superiore e comporta una certa diversità, diversità in che cosa intendo dire? Una diversità nella formazione della persona, una diversità perché finisce quella età che connota bambini, adolescenti per cominciare un'età adulta. E vediamo proprio nel varcare la soglia della scuola superiore, io quando dirigevo la scuola media e avevo avuto la possibilità in contemporanea di dirigere anche delle scuole primarie, vedevo questi bambini di quinta elementare entrare il primo giorno di scuola in prima media completamente diversi, con degli aspetti fisici e anche delle espressioni, e la stessa cosa delle espressioni di viso completamente diverse. La stessa cosa dico per i ragazzi di terza media, che quando arrivano alle scuole superiori tutto cambia, e se non c'è un valido aiuto, un valido sostegno che possa accompagnarli in questa loro difficile fase di crescita, il tutto andrebbe a rotoli.
E ai ragazzi soprattutto mi rivolgo, che possiate fare un esame sereno, un esame serio, rigoroso, perché non è una formalità, ragazzi, è un momento in cui ci si comincia a misurare con se stessi. Non deve essere un momento di stress, ma un momento, il primo momento importante della vita che va affrontato con l'opportuna serietà e rigore. Ringrazio i docenti qui presenti questa sera, ringrazio anche i genitori che vedo numerosi nell'accompagnare i propri figli e tutto il personale che mi ha sostenuto. E che dire, spero che nel futuro possano aversi sempre più e sempre meglio queste testimonianze di fiducia reciproca, perché essere qui, dicevo, il suo partito è proprio questo: essere qui con noi significa aver avuto fiducia nella nostra scuola e dare un vostro contributo che per noi è stato significativo. Vi garantisco che nell'aver letto i vostri componimenti e aver visionato le vostre opere artistiche, chi veramente si è arricchito siamo stati noi. Ed non possiamo che ringraziarvi per il contributo in termini di crescita umana e culturale che avete apportato a tutti noi. Grazie. Grazie, benvenuti a tutti. Io sarò breve, molto più breve della dirigente, chiaramente. Anche così. Se non lasciate andare, dice no, sì. No. Ma sa, noi persone di scuola ci lasciamo, invece voi politici siete più concreti. No, il ruolo è giusto, insomma, è molto al meglio, assolutamente. Quindi sto anche seduto, proprio perché non voglio essere docente, perché a volte, insomma, niente. Quando mi hanno parlato, la professoressa Silvia mi ha parlato di questo progetto panchine letterarie, è una cosa che immediatamente come amministrazione abbiamo condiviso, perché noi già da qualche anno, l'amministrazione comunale, con un gruppo di writer, non so se qua ce ne stanno, ma voglio dire, questi urban painter praticamente che fanno non i soliti graffiti, ma i bombing, come si chiamano in gergo, i bombing sono sarebbero disegni da tutte le parti senza nessun senso, con il tag, quindi con la firma di chi fa questo bombing. Quando gli ho parlato di panchine letterarie, veramente la nostra vicinanza c'è stata, perché un paio di anni facciamo queste operazioni in alcuni luoghi della nostra comunità che servono anche, diciamo, attraverso l'espressione, questa nuova arte di strada, questa nuova forma di espressione. Ci ha aiutato anche a riqualificare alcuni spazi della nostra comunità, quindi essere vicini al graffito autorizzato, tra virgolette, perché il caso è proprio questo, e serve proprio a stimolare anche la creatività di queste nostre nuove generazioni, attraverso anche delle qualità artistiche vittoriche non da poco, assolutamente. Noi abbiamo fatto delle cose eccellenti, ieri sera abbiamo fatto un altro posto, quindi siamo molto vicini a questo tipo di nuova forma d'arte che aiuta, ripeto, la creatività dei giovani, la creatività spontanea. Quindi questo progetto che sarebbe, diciamo, messo in piedi attraverso, dopo la lettura di un testo, e quindi tradurre delle immagini il testo, era ancora di più una cosa molto molto coinvolgente. Quindi siamo resi anche disponibili a far sì che qualche progetto di quelli che vinceranno, perché io sono stato nella giuria, quindi ho visto delle cose veramente di grande pregio, di grande qualità, con due scuole di pensiero ben evidenti, diciamo, da parte della scuola dei docenti, tutte e due di estrema qualità, di estrema anche intelligenza, di impegno. Chiaramente abbiamo scelto delle cose che forse si possono rappresentare maggiormente anche appunto sulle panchine. Abbiamo fatto già un intervento, dicevo, con questi writer sulle panchine nella villa stazione, perché lì ci abbiamo disegnato di skyline di molte capitali europee, chiaramente anche Matera, no? Capitale della cultura, e quindi in questa direzione ben vengano questo tipo di iniziative. Io non voglio fare il partigiano di questo istituto, no? Insomma, dell'istituto di Rio Negro, però devo dire la verità che la qualità di questo liceo artistico è una qualità eccellente. Propone sempre delle iniziative di grandissimo spessore, di grandissima qualità, mai dozzinali.
questo insomma contraddistingue molto questo tipo di scuola. Un gruppo di docenti con cui quotidianamente sono in contatto, che stimola anche noi amministratori, e questo non è poco di questi anni. E questo è un esempio, l'ho detto l'altra volta, è il vero esempio della buona scuola, che là di tutte le cose che qualcuno racconta in giro, non so fino a che punto poi si concretizzerà, speriamo molto meno di quando, il decreto parli. Questo è l'esempio di una scuola basato sull'impegno, sull'intelligenza, sulla professionalità, ma soprattutto sulla passione di molti docenti, che sono escluso. Oggi è il caso di Anna Maria Sileo, che è il motore di questa iniziativa, le altre volte sono stati altri docenti, però tutto avviene, tutto si realizza e si centrano gli obiettivi solo con un lavoro di team, un lavoro di gruppo. L'altra settimana abbiamo fatto, vediamo, che alla fine dà libero spazio ai docenti, e questo non è poco, quindi non il dirigente manager o la controparte, ma vedo che c'è un'interazione, una sinergia molto molto forte e positiva. E questo è un bel esempio per la scuola pubblica. Io credo, lo dico sempre, che finché ci sono questi esempi, finché ci sono questi docenti, questi dirigenti, la scuola pubblica, al di là di qualcuno che vuole qualche altra cosa, non morirà mai, sarà sempre presente, sempre attiva e sempre forte. Io non credo di dover raggiungere altro se non augurare ai ragazzi, perché ti vedo io stanco, la ginestra che tu indicavi prima, veramente, ma anche i docenti, no? Finalmente anche loro sono arrivati alla chiusura, quindi buone ferie a tutti, buone ferie scolastiche a tutti, sperando che l'anno scolastico si chiuda al meglio per tutti, insomma, in maniera positiva per tutti. Ce lo auguriamo, anzi io ne sono convinto. Grazie. Allora, due parole da parte nostra per dire come è nato questo concorso. Ovviamente abbiamo continuato l'obiettivo che negli anni precedenti avevamo già predisposto e ci credevamo, in particolar modo di far apprezzare ai ragazzi il piacere della lettura e di educarli all'uso del linguaggio per immagini. Un po' lo spunto ci è stato dato, così come potete vedere da quello che poi è diventato il logo del nostro manifesto, dalle panchine letterarie di Londra, Books About Town, che appunto ha visto la partecipazione di 50 artisti che per celebrare l'eredità letteraria di Londra, e quindi tutti i libri ambientati in quella città, appunto, sono state realizzate queste sculture, queste panchine. E quindi anche noi nel nostro piccolo abbiamo cercato di, attraverso questo obiettivo principe, no? Di far apprezzare ai ragazzi il piacere della lettura, di dare il nostro contributo anche all'arredo urbano della nostra cittadina. Io passo la parola alla professoressa Camici, così per salutare anche lei. Salve, benvenuti a tutti. Allora, a me tocca spiegare un po' questa conclusione di fine anno, come diceva la dirigente, vede la terza manifestazione che è legata alle altre due da un filo conduttore. La seduta e l'ozio nel concorso di design, la panchina e lo spirito di squadra nel triangolare di sport e solidarietà, e le panchine letterarie in questo concorso offerto alle vostre scuole, che voi in maniera molto gentile avete ripagato con tanti lavori che vedete scorrere qui. Il filo conduttore è l'idea che occorre fermarsi a pensare, che forse è necessario sostare e ammirare, guardarsi intorno, vedere un po' quello che c'è intorno, perché in una società che corre molto freneticamente, che di sé educa alla riflessione, forse è necessario fermarsi per capire cosa c'è intorno, riconoscere cosa c'è intorno e conoscere noi stessi. In un tempo in cui
spesso tutto diventa omologato e nello stesso tempo ognuno diverso da noi diventa estraneo. Se forse ci fermiamo a pensare, magari sostando su una panchina che le nostre città, i nostri territori ci offrono, perché no, abbellite dalle idee creative, dagli spunti riflessivi dei nostri meravigliosi ragazzi, se la sosta in una di queste panchine può essere un modo per ritrovare un tempo perduto, che è quello della riflessione, che è quello del, mi piace chiamarlo, l'ho già detto nell'altro incontro, di un riposato piacere, perché l'ozio, come abbiamo già detto, non è la fanfulloneria, è l'idea di una riflessione, di un momento di riflessione e creativo insieme, soprattutto per voi ragazzi, che siete un po' abituati alla velocità, all'iperattività, alla frenesia, anche delle informazioni che vi sfuggono e che non riuscite a trattenere. Fermatevi, ogni tanto, di tanto in tanto, fermatevi, sostate e guardatevi intorno. Osservate intorno a voi il mondo e le meraviglie che vi offre, dalla sfumatura più piccola allo spettacolo più straordinario, e capirete anche meglio voi stessi, oltre a riconoscere in voi stessi l'altro. E auguro ovviamente a voi giovanissimi ragazzi e ragazze il meglio che la vita vi possa offrire, che voi desiderate e che sicuramente meritate. A noi docenti devo dire che in questo, io dirigente ovviamente, che in questo momento di giuste, doverose proteste, dobbiamo però anche sottolineare il privilegio che noi docenti abbiamo di svolgere, è un privilegio, io lo ritengo tale, di svolgere un lavoro meraviglioso, cioè di stare a contatto con la bellezza e la freschezza della giovane età dei nostri alunni. E quindi credo che insieme alle sacrosante proteste per chi vuole trasformare la scuola in qualcosa che non riconosciamo più, dobbiamo sottolineare anche le cose belle che la scuola pubblica fa. E questa è una delle occasioni in cui la scuola buona viene fuori, esiste già. E questa è una prova evidente. Grazie a tutti. Bene, grazie alla professoressa Calice. Allora, adesso in effetti possiamo entrare nel vivo della cerimonia per proclamare il vincitore o la vincitrice. Allora noi abbiamo invitato tutte le scuole partecipanti, ovviamente abbiamo selezionato e quindi dato una menzione speciale a un lavoro per ogni scuola partecipante, poi tra i lavori selezionati per le scuole è venuto fuori il vincitore. Ovviamente a tutti i partecipanti è garantito l'attestato di partecipazione. Far presente che la commissione era costituita da un docente di grafica, dal rappresentante dell'amministrazione comunale e dal writer, da uno studente di grafica Allora, il primo classificato per questa sesta edizione delle panchine letterarie è Carnicella Francesca, eccoci. Anzi, sì, un attimo.
Allora, le motivazioni. L'elaborato si presenta completo in tutte le sue parti e rappresenta in modo chiaro ed efficace il tema del concorso, riuscendo a sintetizzare forma e funzione, mantenendo una linea pulita ed originale. In particolare, a cui faceva riferimento la professoressa Carice, in realtà la commissione ha scelto due lavori e quindi sono stati assegnati prima di aprire le buste, ovviamente, perché poi sono state aperte soltanto le buste dei lavori selezionati, sono stati scelti questi due lavori, ex aequo, quindi sono stati dati due premi. In realtà poi aprendo le buste ci siamo resi conto che la persona era la stessa. Quindi un applauso. Quello che è il giudizio tecnico della commissione, in realtà i due lavori coniugano, diciamo, mettono insieme due aspetti che noi auguriamo ad ognuno dei nostri allievi, ad ognuno dei nostri ragazzi. Cioè, da un lato la possibilità di guardare lontano, di guardare oltre le cose per realizzare i propri sogni, così come sembra dirci l'infinito di Leopardi, ma nel contempo tenere strette, tenere salde, fare riferimento alle proprie radici, quindi al proprio territorio, così come dalla poesia lucania di Rocco Scodellaro, da cui è stato tratto il secondo lavoro, è stato diciamo selezionato. Bene, allora io vi commento i nostri alla. Così come ogni anno facciamo, in realtà dei lavori selezionati riproduciamo dei segnali di cantare per tutti voi. Grazie. Allora, le docenti, ovviamente i docenti coinvolti, sia la docente di lettere, la docente di arte, che hanno portiamo il saluto della nostra scuola, dell'Istituto Comprensivo 2 di Lavello, e ringraziamo ancora una volta il liceo perché ha offerto ai ragazzi l'occasione veramente di lavorare con impegno, di riflettere, come si diceva anche prima, per un lavoro impegnativo, ma proprio per questo più interessante. Bene, allora possiamo continuare. Abbiamo preparato le lezioni speciali per ogni singola scuola partecipante. Cominciamo in ordine alfabetico dalla scuola del suo comprensivo di Adella, di Napoli, Marilisa, seconda A. Non c'è. Bene, allora invitiamo la professoressa Colangelo. Facciamo una foto.
l'alunna, cosa ci vuoi dire? Mi ha dato molti spunti subito dall'inizio e
giusta, magari non ci almeno sempre spronato ad andare avanti, a continuare e più risultati. Perché hai scelto Leopardi con l'invito e Rocco Scodellato? Noi avevamo scelto il Benzeco senza aver aperto le buste perché ci piacevano quei due lavori. Quando la commissione si è riunita, sebbene il bando prevedesse un solo vincitore, ma era talmente difficile la scelta tra quei due lavori, abbiamo deciso a quel punto di diamo un Exequo a questi due ragazzi, diamo il primo premio. Quando abbiamo aperto le buste ci siamo accorti che tutti e due i lavori li avevi realizzati erano voi. La scelta di Leopardi e la scelta di Rocco Scodellato perché? Rocco Scodellato è impegnativo, terza media. Diciamo che è un poeta che comunque non abbiamo affrontato dal punto di vista del programma, ma è un poeta che abbiamo affrontato proprio per la poesia che parlava della nostra terra e quindi l'ho scelto proprio per questo, perché sono molto legata alla mia terra e la poesia mi ha colpito. Leopardi proprio è stata, mi ha suscitato delle emozioni fortissime, soprattutto appena sentito il titolo del concorso. Questo è il tuo lavoro, ho visto quella panchina realizzata con tutto quel blu, quel cielo, così, perché l'infinito di Leopardi? Vedo degli alberi, vedo qualcosa che dovrebbe essere una siepe forse, sì. Perché tutto quel blu, tutto quel, che cosa volevi raffigurare tutto quello? Allora, l'idea era rappresentare il quindi la prima fase della realizzazione del disegno, nella prima fase ho pensato a che cosa fosse per me l'infinito. L'infinito per me ho pensato subito allo spazio, lo spazio infinito. Per questo ho deciso di rappresentare lo spazio.